abbiamo cominciato con una ripresa di formule di presentazione, tra queste una ricerca sul significato del nome proprio delle signore. Dopo questa presentazione iniziale abbiamo spostato l'attenzione sui contesti d'uso delle lingue. Orichilo toram Ok, lei deve dirci ecco a lei. Inda. A lei. Ido un maloriete. Ti rende? Ok? Occhio mentale, braccio gamba media. Braccio gamba media. 3, cola cola baby, 1, 2, 3, cola cola baby, 1, 2, 3, cola cola, testa spalla baby, 1, 2, chiedere di associare la lingua alle parti del corpo è un passaggio fondamentale, proprio perché si è portati a riflettere su quanto le lingue si possano sentire a livello proprio epidermico, a livello di corporeo. Per cui ritrarsi a grandezza naturale, staccarsi, riflettere su di sé, guardandosi raffigurata in una sagoma e posizionare le lingue sulle varie parti, quindi sulla pancia, sulle braccia, sugli occhi, fa capire molto di quanto di come si concepiscano quegli organi, come si concepiscano quelle parti del corpo in modo diverso da come le possiamo concepire noi e di quanto tutte queste lingue siano dentro un unico involucro, quindi dentro un unico grande spazio che è quello corporeo. Nel mio corpo umano ci sono tutte le mie lingue. Nel mio cuore c'è il soli, perché il soli è la lingua che io uso per parlare con mio padre. Nella pancia c'è Nyanja, perché la lingua non è importante, solo per amici. Nella testa c'è inglese, perché è la lingua che uso per studio, pensare e scrivere. Nelle mani e nella bocca c'è l'italiano, perché giocare con la mia nipoti è momentaneamente io studio. Nelle orecchie c'è il bemba, perché è la lingua che ho ascoltato di più. L'attività è stata quella riguardante il viaggio. Abbiamo voluto analizzare il viaggio da un punto di vista linguistico perché l'esperienza che avevamo fatto anche in classe con i minori stranieri non accompagnati ci aveva fatto capire quanto fosse importante il viaggio, perché il viaggio lungo, durato anche anni o mesi, li aveva portati a viaggiare via terra e a vivere in contesti diversi, in nazioni diverse. Questo significa anche un'altissima esposizione a lingue mai sentite prima, quindi a suoni che accompagnavano questo viaggio e nello stesso tempo creava una sorta di straniamento linguistico e di attaccamento ai compagni connazionali o compagni che potevano parlare la tua lingua. Sono arrivata dal Ghana in Italia nel 2003. Il mio viaggio è durato un anno. Sono arrivata in barca. Sono venuta in Italia per lavoro e sono partita da sola. Prima di arrivare in Italia ho pensato che c'è lavoro. Adesso penso che c'è la crisi e non c'è lavoro. Agata.